Non sono solo le popolari nel mirino del governo italiano. Dalla settimana scorsa anche i crediti cooperativi dovranno cambiare associandosi in una holding nazionale o in alternativa dovranno dimostrare di avere un bilancio tale da sostenere i nuovi scenari economici internazionali. Per molti è la fine della banca di casa propria come l'aveva pensata l'economista soligese Giuseppe Toniolo, teorico della cooperazione economica, del contatto diretto tra chi chiede denaro per finanziare idee e impresa e chi, conoscendo a fondo la situazione, lo concedeva certo della bontà dell'operazione. Una rivoluzione è diventata legge e votata anche dai parlamentari veneti. Perché avete votato la riforma del credito cooperativo, delle banche di credito cooperativo? Perché anche le banche del credito cooperativo, che soprattutto nel nostro territorio hanno tanto merito nella crescita economica e sociale delle nostre comunità, in un mondo che è profondamente cambiato, hanno bisogno di attrezzarsi per affrontare meglio in modo innovativo questo cambiamento. Non solo, anche il sistema delle banche di credito cooperativo è stato interessato in questi ultimi anni da comportamenti di malagestio che vedono da un lato un importante ammontare di sofferenze bancarie anche nel caso delle banche di credito cooperativo, ma soprattutto anche gestioni allegre in cui i consigli di amministrazione magari hanno aiutato gli amici anche non particolarmente meritevoli nel concedere prestiti, e quindi questo sistema è fortemente a rischio. E in un mondo finanziario fortemente cambiato, globalizzato, devono avere la struttura, physique de rôle, insomma una più forte struttura per poter accedere anche al mercato dei capitali nell'interesse degli stessi piccoli soci.